Siti in Pacifico dei lavoratori della società Ecro, che gestisce l'impianto pubblico di stoccaggio dei rifiuti di Bucita. Questa mattina, a Corigliano Rossano, alcune maestranze si sono ritrovate davanti ai cancelli d'ingresso dell'impianto, unitamente al coordinatore della UIL cittadina di Corigliano Rossano, Luciano Campilongo. L'obiettivo è quello di scongiurare da un lato l'attuazione della cassa integrazione a partire dal prossimo 1 marzo per alcuni dei lavoratori e dall'altra cessare il continuo ricorso alle ferie forzate. E tutto questo, nonostante il problema dei conferimenti, sia provvisoriamente risolto. Se ne esce in questo modo, ripeto, il conferimento sta andando a regime, l'impegno dell'azienda è quello che nel momento che è a regime non attua né la cassa integrazione, tantomeno le ferie forzate. L'azienda, commentano alcuni lavoratori, garantisce gli stipendi. Pur tuttavia, la preoccupazione dei lavoratori è il ricorso agli ammortizzatori sociali. Se si continua su questo passo qua lento, la cassa integrazione verrà persa da parte dell'azienda e questa è la nostra preoccupazione. L'appello è rivolto anche all'ambito territoriale ottimale perché ponga fine all'avvertenza della gestione dei rifiuti in atto. Problema di fondo è la carenza di impianti per il conferimento degli scarti. Come uscirne? Bisogna lavorare per far sì che si aprano altri impianti.